Siamo qui ad Ecomondo per parlare di carbon farming, la nuova frontiera dell'agricoltore, ovvero un sistema di produzione agricola che consente anche di sequestrare carbonio dei suoli attraverso delle soluzioni di agricoltura rigenerativa, ovvero un'agricoltura che consente appunto di produrre meglio, produrre con maggiore sostenibilità e sequestrare carbonio. Oggi presentiamo un progetto che viene affidato ai giovani agricoltori di Anga e che consentirà nel breve e medio termine di mettere a punto un sistema di pratica di agricoltura rigenerativa e di un sistema soprattutto di monitoraggio, misurazione, rendicontazione e certificazione delle pratiche ai fini della certificazione del carbonio, quindi nuovo valore e nuove opportunità per le nostre imprese agricole. L'idea è quella di dare il nostro contributo come agricoltori dell'oggi e del domani alla riduzione delle emissioni climalteranti dell'agricoltura, che già fa tanto ma possiamo fare ancora meglio. I giovani di Confagricoltura metteranno a disposizione le loro aziende, prevalentemente ci focalizzeremo su seminativi e interfilare di vigneti e frutteti, per analizzare prima le performance attuali delle aziende, sviluppare un protocollo di lavoro e vedere quali pratiche di agricoltura conservativa e rigenerativa sono realmente applicabili nelle aziende di oggi e quindi essere pronti a proporre alla politica e alle istituzioni un percorso normativo realizzabile. AbFarm è la piattaforma abilitatrice di tutto questo progetto. Il progetto AbFarm si inserisce in un ambito molto più ampio, che è quello della confederazione che guida e che sostiene le aziende nella loro trasformazione digitale. È un progetto molto ambizioso che è partito quest'anno e vede il coinvolgimento di tutte le unioni provinciali e di tutte le aziende sul territorio affinché la transizione digitale ed ecologica sia facile e indolore. AbFarm, diciamo, per chi non la conoscesse, è una delle piattaforme principali in Europa che si occupa di digitalizzazione dell'agricoltura. Vuol dire che noi mettiamo a disposizione degli agricoltori strumenti che semplificano la vita e digitalizzano le informazioni dal campo. All'interno del progetto insieme ad Anga e ad AbFarm noi siamo partner tecnologico di questa iniziativa, ovvero grazie appunto alla nostra metodologia e ai nostri strumenti andremo a supportare le aziende di Anga alla digitalizzazione dei propri dati, quindi le pratiche che saranno implementate di agricoltura rigenerativa saranno monitorate e appunto verificate nel corso del tempo grazie agli strumenti messi a disposizione da AbFarm. Il ruolo di DSS Plus è quello di quantificare e valutare quali sono gli impatti positivi e negativi sull'ambiente delle pratiche agricole di ogni azienda, perché un'azienda, se gestita in maniera rigenerativa, può permettere di sia diminuire le emissioni, quindi diminuire l'impronta carbonica, ma anche di sequestrare carbonio nel suolo, e queste due cose assieme possono essere valorizzate a livello di impronta carbonica sia aziendale che di prodotto. Se si considera la larga scala di una food company o anche di un'azienda agricola, gli investimenti non sono molto alti, infatti il costo dell'applicazione è basso e viene con una serie di vantaggi che vanno sia dalla quantificazione degli impatti ambientali, ma altri molto più, diciamo, pratici, interessanti per l'agricoltore, come la gestione efficiente dell'irrigazione, dei trattamenti e della fertilizzazione.